Qui siamo nel chiostro dell'ex convento di Santa Maria degli Angeli che a intervento ultimato e nelle previsioni di progetto dovrà essere l'asse distributivo di tutto il nuovo complesso del Centro per la Formazione Professionale e l'Impiego. Si prevede infatti che venga mantenuto l'attuale ingresso da Via Luca della Robbia, che poi attraverso l'ingresso principale che già fu dell'ex carcere ci si trovi nel chiostro, da cui poi si acceda alle varie ali del convento che poi conterranno tutti gli uffici necessari al centro per l'impiego. Si prevede che quindi il chiostro diventi il luogo centrale di questo nuovo complesso edilizio, che poi serva come distribuzione per tutti quanti i visitatori e gli operatori che attraverso il chiostro proprio dovranno andare ai vari punti, ai vari uffici e alle varie sedi di lavoro. Il chiostro quindi diventa un elemento centrale, fondamentale, cui il progetto ha pensato di ridare in particolare una dignità, la dignità originaria dell'ex convento. Importanti diventa il restauro del pozzo come elemento centrale, che praticamente sotto di esso ha un'antica cisterna alla veneziana, nonché il restauro di tutte le parti in cotto e lapide che costituiscono i capitelli, che costituiscono i marcapiani, che attualmente sono in forte stato di degrado e che si è pensato di recuperarle integralmente mediante metodologie concordate con la soprintendenza competente regionale e che dovrebbero, nell'intenzione progettuale, ridare la dignità al complesso stesso. Per esempio, gli infissi, che sono totalmente in stato di avanzata usura, in ferro, che erano funzionali sicuramente all'utilizzo come carcere, infatti si possono notare sbarre e tutta una serie di dispositivi atti a garantire la sicurezza durante l'uso del carcere, si prevede vengano rimossi per poi sostituirli con infissi di molto più meno pesanti, più ariosi, più funzionali alla nuova destinazione, ma sempre consoni all'utilizzo e alla dignità del chiostro stesso.